Abbiamo fiducia e stima nel corpo forestale dello Stato e nel suo operato. È questo l'appello lanciato da 14 sindaci del territorio aretino in merito alla riorganizzazione funzionale e territoriale della forestale prevista nel disegno di legge in discussione alle Camere. Di fatto, nel documento ora al vaglio del Governo, viene prevista una vera e propria razionalizzazione delle forze di polizia. Nel caso specifico della forestale, potrebbe essere assorbita all'interno della Polizia di Stato. Beh, l'appello è che qualunque riforma di organizzazione dello Stato si possa intraprendere, vengano salvaguardate le tradizioni di lavoro, di presenza, di presidio delle zone non solo urbane, ma anche delle zone montane, delle zone rurali, delle aree protette. Qualcuno se ne dovrà occupare. Noi da sempre facciamo questo lavoro e il nostro compito è continuare a farlo con la stessa convinzione, con la stessa motivazione, cercando di essere il più efficienti possibile, riorganizzandoci nel modo più conveniente, ma senza arretrare, diciamo, dai servizi che rendiamo alla collettività. Ecco, qual è il vostro impegno sul territorio provinciale e qual è la vostra presenza? Appunto, noi siamo presenti in 14 comuni dei 37 della provincia di Arezzo e i sindaci di questi comuni appunto hanno ritenuto di levare la voce al governo, ai parlamentari di zona per far sapere che questa presenza è gradita, questa presenza è radicata nei loro territori ed è ritenuta utile dalle comunità. Noi cerchiamo appunto, intanto raccogliamo la stima che ci è rivolta con grande soddisfazione e dobbiamo ripagarla col nostro lavoro. Più il nostro servizio sarà utile e più ci sarà, diciamo, un senso perché la nostra organizzazione o comunque un'organizzazione di polizia dello Stato si occupi di preservare appunto i beni naturali, i beni territoriali e l'agroalimentare nazionale. È una cosa nota, funziona già da anni ed è una delle caratteristiche peculiari che ha il corpo forestale. Sì, ci sono delle professionalità da difendere e a questo proposito devo dire che noto molta sensibilità sotto questo confine. Corpo forestale, grazie all'onorevole Donati che si sta molto adoperando in questo senso. Ritengo appunto che la specificità dell'attività del corpo forestale debba essere preservata perché la materia della tutela ambientale è materia assolutamente specifica e particolare e richiede una professionalità del tutto particolare che non può essere spalmata su corpi cosiddetti generalisti. Ma ripeto, stiamo trovando grande attenzione su questo punto e quindi credo che non ci saranno allarmi particolari da questo profilo. Io credo che vada tra l'altro ringraziato oggi il grande garbo con cui il Corpo Forestale oggi ci rappresenta quelle che sono le esigenze, quindi quelle di salvaguardare quelle specificità che ricordava il procuratore all'interno di una riforma più ampia che però ha bisogno di mantenere una nicchia di competenze, di skills, di professionalità che oggi sono particolarmente importanti per combattere alcuni fenomeni criminali che sono particolarmente dannosi e che spesso anche poco visibili per i cittadini ma che invece producono danni importanti, sia sotto il profilo appunto dell'illegalità, quindi la produzione di profitti illeciti, ma anche del danneggiare profondamente il nostro territorio. E abbiamo esempi invece di azioni molto importanti, molto proficue da parte del Corpo Forestale proprio nella provincia di Arezzo, spesso in collaborazione con la Procura, e quindi siamo qui oggi insomma a testimoniare l'impegno nel tentativo di salvaguardare queste professionalità. Ci sono colleghi che lo stanno seguendo anche meglio di me, il sostegno alla loro azione nei prossimi, quando poi arriverà chiaramente il più ampio processo di riforma, attraverseranno il dibattito in Parlamento. Io credo che sicuramente troveranno il mio impegno personale a sostenere ogni azione in qualche modo preservi la specificità del Corpo Forestale all'interno della più grande riforma delle forze dell'ordine. Questo è un appello affinché delle funzioni importanti, quali sono quelle svolte dal Corpo Forestale dello Stato, non vengano disperse nella più generale riforma delle forze dell'ordine. Il territorio ha bisogno di queste competenze, ha bisogno di un'azione specifica a tutela dell'ambiente e credo che quindi l'obiettivo dei sindaci complessivamente sia stato proprio quello di preservare queste importanti competenze nel territorio, che poi insomma assicurano anche la migliore qualità della vita per tutti i cittadini.